Io non voglio sapere com'è finito lì. Mi sto pulendo un po', amico. Tu non mi sembri un predone. Da cosa l'hai capito? Niente blaster puntato in faccia, niente cattive maniere, né minacce di morte. E un bel droide. Lui è BD1. Io sono Cal. Finalmente si vede qualche faccia nuova. Io sono Zig, comunque. È un piacere. Ne riparleremo. Allora, hai qualcosa da dirmi? C'è qualche problema? Giuro di averti sentito causare problemi con i predoni qua fuori. Non ho cominciato io. Beh, di certo sei stato tu a finire. Mi piacerebbe parlare, ma preferisco finire il mio drink prima che scoppi la prossima rissa. Ecco la cucina. Lo scantinato è da questa parte. Wow! Stavolta Grease si è superato. Grease ha sempre avuto il pollice verde. Sapevi che parla con le sue piante? È l'Alexet di Sir. Chissà com'è finito qui. La mia divisa da rottamatore. Perché Grease l'ha tenuta? Già, inquietante. Possiamo andare, amico. Parli ancora nel sonno, eh? Certe cose non cambiano mai. Strambo. Palla di pelo. Oh. Grazie per l'ospitalità. Prego, perché mai avrei tenuto le tue cose per anni? Speravo che passassi di qua e magari facessi una pausa. Sai che succede quando mi fermo troppo in un posto? Hai detto che c'è un giroscopio da qualche parte? C'è tutto il tempo per sistemare la Mantis. È di te che vorrei parlare. Sto bene. Dobbiamo ripartire subito. E poi andrai a caccia di guai con Soo Guerrera? Forse. Sì, qualcuno deve continuare a lottare. Che strano. È la stessa cosa che hai detto quando ci siamo separati. Sì, perché... Senti. Avevate un motivo per andare via.
ma questa non è un'opzione per me. Io devo lottare. E questo dove ti ha portato, Cal? Vorrei che le cose fossero diverse, ma continui a perdere i tuoi cari e hai detto tu stesso che l'impero diventa più forte ogni giorno. Forse è arrivato il momento di guardare oltre la tua spada laser. Prenditi cura di te, sistemati, trova una casa. Quale casa, Grease? Non esiste. Era l'ordine, il mio maestro, tutti quelli che ho perso. Il loro sacrificio sarebbe vano se ora me ne andassi e mi nascondessi. La vita ti ha servito delle brutte carte, ma tu devi fidarti di me, perché io l'ho imparato a mie spese. Bisogna saper lasciare una partita quando è truccata, o rischi di perdere qualcosa che non potrai mai sostituire. Come vuoi. Voglio mostrarti una cosa. È un tunnel per il contrabbando, incluso con la taverna. Dai pure un'occhiata. Tengo molti pezzi di ricambio laggiù. Scommetto che troverai quello che ti occorre per rimettere in sesto la Mantis. Grazie. Lo apprezzo molto. Cal, posso dirti una cosa? È davvero bello vederti di nuovo. Anche per me. Grease, ci rifletterò su. Guarda dove metti i piedi là sotto. Ho un piccolo problema di parassiti. Dove hai trovato questo vecchio terminale? Non l'ho rubato, se è questo che vuoi insinuare. Su Kobo non arriva molta merce, sai? Così ho dovuto saccheggiare un vecchio rottame nella gola. Devo riesaminare l'equipaggiamento. Questo è pronto all'uso. Sei pronto, BD? Così va più che bene. Come sei rimasto invischiato con i predoni del caos? Avevo bevuto da Monk. Un po' tanto, forse troppo.
Ecco, incespicando fuori, ho scambiato un grosso predone per un Dubek. Non dirmi che hai provato a montargli sopra. Come vuoi, allora la storia è già finita. Ora capisco perché volevano ucciderti. Oh, magari fosse solo per questo. Ancora qui, eh? Già, ancora qui. Continua così. Ho scommesso che sopravvivrai ancora per un po' prima che quei predoni riescano a prenderti. Sai, detesto perdere le scommesse. Ehi là! Riesci a recuperare qualcosa di utile qui? E come? Appena qualcosa si guasta o arrivano i predoni, la gente abbandona i propri progetti. Per questo Kobo è una miniera d'oro per i rottamatori. Hai proprio ragione. Che bello vederti. Cal, dormito bene? Niente male. Mi sembri il tipo che dorme con un occhio aperto. È così evidente? No. Ma valutare la mia clientela, che siano debitori, gente rumorosa o combina guai, fa parte dell'essere un barista. Così guadagni ancora più crediti. Certo, per non parlare di come un buon occhio aiuta a evitare un colpo di blaster in faccia. Parlerei volentieri, ma sto aspettando Gris. È impegnato a borbottare tra sé nella stanza sul retro. Gira al largo. Questo palco ha visto giorni migliori. Non può essere in regola. Neppure qui alla frontiera. Hai saputo cosa è successo? Hai rischiato di morire. Sai che tragedia. È stato straziante. Mi ha fatto riflettere sul senso della mia vita. Non voglio morire da fallito su un pianeta ai confini della galassia. Sarebbe una cosa tremenda, non credi? Non riesco a immaginare quanto. E non lo farò. Ma ora mi sento un anfibio rinato. Perché non mi offri qualcosa da bere per festeggiare? Non perdi mai un'occasione, eh? Non ti manca un viscido senso per gli affari, lo riconosco, ma non mi farò truffare. Va a cercarti qualche altro babbeo. Tunnel per il contrabbando, eh? Gris custodisce gelosamente i suoi segreti. Bogling, sono stati loro a spaventare Gris? Da lì non si passa. Forza, torneremo più tardi. Ehi, piccoletto.
Attenzione, amico. Questi tunnel non vengono usati da molto tempo. Polveroso e abbandonato. Altri rottami, eh? È proprio da Grease prendere la robaccia altrui e aggiungerne altra. È questo. Salto nel vuoto, eh? Oh. Oh. Ah. Prima torniamo da Grease e prima... meglio dare un'occhiata. Respira. Partiamo. Sembra quasi un campo d'addestramento Jedi, ma ha un'aria diversa, più antica. Cos'è questo posto? Scommetto che era qui da un po'.
Qui c'è ancora energia. Forse possiamo accendere le luci. Che cos'era? Niente male. Possiamo camminarci sopra. Attento, BD. Sono giunta appena ho potuto, padrona Kay. Mi dispiace molto. Sarà cancellata tutta la memoria? No. Solo di ciò che ha richiesto il consiglio. Allora almeno mi ricorderò di te. Sono pronta. Qual è il tuo nome, droide? Sono ZNA4, ovviamente. Come posso servire l'ordine? Zeta. Dimmi come attraversare l'abisso di Kobo. Non ho informazioni in merito nei miei banchi di memoria. Padrona Kay, sai che la Repubblica ha emanato un ordine di evacuazione su larga scala? Lo so. Per questo ho un incarico molto importante per te, Zeta. Prendi questo. Un modulo? Oh, che pregevole fattura! Usalo per aprire il meccanismo. Va nei sotterranei senza fermarti mai. È un ordine, Zeta. Non ti accompagnerò. No. La chiave per Tanalore è in quel meccanismo. Se non ti sbrighi, forse andrà perduta per sempre. Che la forza sia con te. Questo droide deve essere qui sotto da secoli. Buongiorno. O forse è notte. Qualcosa non mi torna. Il tuo nome è Zeta? Sì, esatto. Come? Oh, oh no! Sono in trappola. Sono in trappola da... Quanto esattamente? Io sono Cal, lui è BD. Ti aiuteremo noi. È un piacere conoscervi. Accetto più che volentieri il vostro aiuto. Sono più un tipo da poncho. Usa le sfere per attivare il ponte, così potrai raggiungere i comandi della gru. Almeno credo.
Chi può dirlo dopo tutti questi anni? Questo droide mi sembra un po' sbullonato. Cosa hai detto? Io ho detto... coraggio, Zeta! Presto sarai libera, Zeta. Fai con comodo. Sono bloccata qui soltanto da un po'. Non trovo il tuo nome nelle mie banche dati. Hanno superato le prove? Mai affrontate. Mi hanno insignito sul campo. E il motivo di questa evidente violazione del protocollo? È una lunga storia. Posso dare un'occhiata? Oh beh, devo ammettere che mi servono delle riparazioni. Allora, Zeta, cos'è Tanalor? Un pianeta nascosto nell'abisso di Kobo. Ospita un tempio Jedi. Un baluardo della luce dell'ordine sulla frontiera galattica. O almeno questa era l'idea che la mia padrona aveva per Tanalo. Così dovrebbe bastare. Devo capire come uscire da questo posto. Beh, io posso aiutarti. Era di qua o di là, no? Oh! Sì, è da questa parte. Seguimi. Ah, ora capisco! È una camera di meditazione! La padrona Kree le usava per addestrare i Jedi. Mi ricorda qualcosa? Non la sua funzione, purtroppo. La padrona Kree aveva una mente brillante. La conosci, Cal? Purtroppo no. Peccato. Comunque le saresti piaciuto di sicuro. Devo uscire da qui. Il tuo arrivo è stato provvidenziale per me. Sì, probabile che sia qui da un'eternità. Zeta, quel pianeta che dicevi, come? Tanalor è un luogo meraviglioso. Come ci arrivo lì? Attraverso l'abisso di Kobo. Devono essere i dati che la tua padrona ha rimosso dai tuoi banchi di memoria. Beh, avrà avuto le sue ragioni.
tutto questo? Non c'era l'ultima volta che sono stata qui. Il cielo era costellato di meteori. Sono davvero rimasta addormentata molto a lungo, non è così, Cal? Sì. Ma non temere. Non sei sola. Ti aiuterò a rimetterti in piedi. Il tuo abbigliamento non è certo il più consono, ma... ora ho l'assoluta certezza che sei un Jedi. Andiamo. Arriverò tra un attimo, Cal. Non devi aspettarmi. Che edifici bizzarri! Oh, quello cos'è? Non sono una spia dei predoni. Sono un amico di Cal Kestis. Cal chi? Senti, amico, ti ho già detto che sei nella taverna sbagliata. Non conosco nessuno che si chiami Cal Kestis. Ehi, Gris. Ah, quel Cal Kestis. L'ho trovato. Ce l'hai fatta. È bello vederti. Gris Drytus, lui è Bo Dacuna. Era su Coruscant. Non ce l'avrei mai fatta senza di lui. Oh, bene. Piacere di conoscerti. Purtroppo al momento non credo di avere altri letti disponibili. Aspetta, ancora un altro. Cal, dovresti smetterla di raccattare gente per strada. Io sono ZNA4, umile servitrice dell'Ordine Jedi. Oh, qualcuno è rimasto un po' indietro. Era rimasta sottoterra. Non ho mai visto un modello così. Sembra un pezzo d'antiquariato. C'era qualcosa laggiù che valesse dei crediti? Crediti? Cal, tu mi hai salvata, ma avrei ancora bisogno del tuo aiuto. Ah, e ti pareva? La padrona Santai mi ha detto di aprire il meccanismo della foresta, ma in questo stato non posso completare l'incarico. Ti prego. Se io fallissi, la chiave per Tanalore andrebbe persa per sempre. Un momento. Hai detto Tanalore? Tu lo conosci? Sì, è una vecchia leggenda dei prospettori su un mondo perduto pieno di tesori. Forse è la prova che non è solo un mito. Dovremmo controllare. Sì, però devo riparare la Mantis prima che la vedano i predoni. Ti scorterò io lì. Ti copro mentre tu la ripari. Ah, è davvero un duro come sembra? A parte Sir, nessuno sa sparare come lui. Ok, noi pensiamo alla Mantis. Io cerco nella foresta. Grazie, Cal. Appena tornerò pienamente operativa, ti raggiungerò al meccanismo della foresta. In marcia! Zeta. Oh, calma, vecchia mia. Perché non fai riposare quei propulsori mentre loro si occupano di tutto? Vieni, posso farti revisionare, lucidare e aggiornarti sulla galassia. Molto gentile. Cal, chiuderò il saloon per evitare che i predoni lo distruggano. Usa la porta sul retro, ok? Potenza di fuoco non da poco. Tranquillo, sei in buone mani. Andrà tutto bene, Gris. Barista, dov'è il bagno d'olio a cui accennavi? Arriva subito. Senti un po', tu, com'è che ti chiami? Cal. Moran, incantato. Sembri un tipo a posto, Cal. Senti, non so se tu sia l'ennesimo bamboccio che si mette contro i predoni del caos o un ragazzo che sa quello che fa. Ma questo posto sarà la tua rovina, capito? Vattene finché puoi. Capito. Un'altra volta.
si è proclamato imperatore. Hai portato tu quel droide? Hai salvato anche lei? L'ho aiutata a rimettersi in piedi. E non le hai chiesto niente in cambio? Beh, mi ha permesso di avere il suo modulo chiave. Oh, il suo modulo cosa? Ne hai trovato uno, vero? Proprio così. Non è che magari potresti... Non posso prestartelo, Targol. Ah! Sono impegnatissimo, Cal. Forse è più tardi. Vorrei solo che quei predoni ci lasciassero in pace. Ogni volta che spaccano qualcosa, poi tocca a me aggiustarla. L'avamposto è fortunato ad averti. Sicuro? Ma mi piacerebbe costruire qualcosa impossibile da rompere, tutto qui. Sì, concordo. È triste girare per l'avamposto da soli. Mi piacerebbe avere compagnia. Kobo è grande. Insomma, ci sarà pure qualcuno che la pensa come me. Hai pescato un bel secchio di bulloni. In realtà sarebbe un droide dell'Alta Repubblica. È uguale. Ora vattene. Ecco perché non hai compagnia. Ehi, Zeta, cosa sai del meccanismo della foresta? Non ho riscontri nei miei banchi di memoria, Cal, ma di sicuro è opera della padrona Kree. Come fai a dirlo? All'epoca lei non aveva eguali. C'erano altri tecnici e scienziati, certo. Ma qui su Kobo è tutta opera sua, in un modo o nell'altro. Non ora, Cal. Perché non ci riaggiorniamo al tuo ritorno dal meccanismo della foresta? Possiamo rimandare, Cal. Mi aspetta un bagno d'olio. Ancora qui, Cal? Quel meccanismo non si attiverà da solo? Conosci da molto Vaude? No. Abbiamo lavorato insieme su Coruscant. Che tipo di lavoro facevate? Un po' di questo, un po' di quello. Capisco. Non dire altro, Cal. So di aver parlato troppo. Sai, mi fa venire in mente un'espressione tipica di Kalastar. Se stai sotto il nido dell'uccello presta, pioverà anche nel deserto. E quando inizia a piovere... È meglio trovare un riparo. Non adesso, Cal. Sto aggiornando Zeta sullo stato della galassia. Scusa, Cal. Ma dovrei occuparmi del cimelio. Ora che ci penso, devo controllare quel bagno d'olio. Scusami tanto, ma avrei un po' da fare con la tua nuova amica. Possiamo rimandare? Per fortuna ne sei uscito intero, Cal. Mi racconti com'è andata a finire? Bravo è morto. Oh, me lo sentivo. Mi dispiace tanto, Cal. So quanto eri legato a lui. Era un buon amico. Come tutti gli altri. Mi mancheranno. Era un gruppo speciale. Questo l'avevo capito fin da subito. Sì. Gabs, Bravo, i gemelli. Eravamo molto uniti. Capisco. Ma ricorda che non devi affrontare tutto questo da solo. Per fortuna ci sei tu, Bud. Punta su di me, fratello. Grazie per tenere d'occhio Grise mentre io vado a indagare. Doppie braccia, doppio divertimento, no? E di sicuro doppi guai. Oh, ci conto. Non perdere di vista Grease, d'accordo? Non temere, Cal. Tu occupati del mistero della foresta. Io penserò a Grease. Tu pensa al meccanismo, qualunque cosa sia. Lascia la Mantis a noi. Come si sta su Kobo? Qui riesci a scappare da tutto? Dovevo scappare, ragazzo. Lontano dall'impero, dagli Axion, da tutti i miei guai. I guai riescono sempre a trovarci, Grease. Devo essere io a dirtelo? Hai ragione, come quel vecchio droide, eh? Credi che Zeta ci porterà guai? Che domande! Da nell'occhio come del popurrì a una gara di sgusci. Ma non faccio lo schizzinoso. Anzi, il Pailun è sempre aperto ai disperati con storie strappalacrime, chiaro? Questo posto è fin troppo tranquillo. Vai pure, io qui avrò il mio bel da fare. Chissà se Kobo avrà leggende su di me. Magari metterò in giro qualche diceria. Che bel posticino, Grease. Thank you.
Devo focalizzare le energie. Tutto pronto. Bod, non mi hai mai detto da dove vieni? Da molti luoghi. Ho passato molto tempo su Birren. Kata è nata lì. Ci sei mai stato? No, mai. Orlo interno. Noioso, ma per un po' c'è andato bene. Oh, non preoccuparti, BD. Bisogna prendere le cose come vengono. Abbiamo passato dei bei momenti anche su Birren. Devo concentrarmi su quelli. O come si fa a tirare avanti, eh? Su Coruscant ci siamo salvati per un pelo, Gris. Ho sentito la tua mancanza. Già, anch'io. E scommetto anche la Mantis. Tu hai mai avuto esperienze simili? Ma certo. Ricordo quella volta nel sistema di Rylot. D'un tratto mi trovo 3 corvette leggere modificate in coda. Proprio così. Pirati Weequay. Accelero al massimo. Provo ogni manovra evasiva possibile. Niente da fare. Allora come sei fuggito? Ho tolto energia ai climatizzatori della nave e l'ho deviata ai motori. Non solo ho seminato i pirati, ma ho imparato un nuovo trucco per mettere il turbo alla Mantis. Ecco perché fa più freddo quando la spingiamo al massimo. È un segreto di Gris. Bocca chiusa. Benvenuto. Più tardi farai un salto alla taverna? Può darsi. Ti sfido a mettere un bullone di costrizione a Monk. Perché dovrei farlo? Perché non mi fa più credito. Quell'avido tirchio non può pretendere soldi che non ho. Tranquillo. Non ti farò del male. Ehi là, Cal! Mi fa piacere che tu sia venuto su Kobo, Cal. Sei uno che lavora sodo e mette sempre gli altri prima di sé. Cosa te lo fa pensare? La macchia di terra sui tuoi pantaloni, una punta di adrenalina, gli occhi attenti a ogni pericolo. Lo chiamo sguardo del cacciatore. Per prendere la preda, un cacciatore deve essere un fine osservatore. E per la cronaca, non mi faccio ingannare dal tuo comportamento amichevole. Sul serio? Già. Sei un cacciatore nato e lo sai dannatamente bene. Chi ti ha insegnato a cacciare, Mosi? Sono cresciuta in una famiglia numerosa, dove tutti erano in competizione.
Per attenzioni, lodi e a volte cibo. Dovevo essere la più forte per distinguermi. Sarà stata dura? Mia madre era durissima con me. Mi faceva notare ogni errore, criticando le mie tecniche. Di certo ti avrà resa più forte. Probabilmente sì, ma ha iniziato a darmi fastidio. Credo sia per quello che sono finita qui. Io e i miei li ho conosciuti appena. Beh, non è sempre una brutta cosa, no? A dopo, BD! È il cancello di cui parlava Zeta. Riprendiamo. Se solo avessi un terreno in cui piantarvi. Ti prenderò! Non mi farò! Guarda che mi sto annoiando! Oh, adesso sei spacciato! Non sei certo invisibile! Bersaglio individuato! È ancora qui vicino! Spasso. Vieni qui, ti sfido. Così mi immagini di più.
osservazione. Blaster in uso. Ma dei danni in corso. Ferirai. Amico. Portiamolo da Doma. Un frammento. Portiamolo da Doma.
adesso combatti! E seguitelo! Ora testa! Ehi, guarda! Troverò un posticino in cui piantarti. Sembrano dei semi. Li terrò da parte finché non capirò dove piantarli.
Non saprei, D.D. Era un eco della forza, però ferita, frammentata. Come se mancasse qualcosa. Non so cosa ho fatto, ma sembra aver aiutato. Proseguiamo. Vieni qui. Assaggia questo. Questo ti farà male. Facciamoci vedere. Muori tu, e io e mio muoiono tutti! Non sono messo bene, BD. I predoni stanno mettendo un freno all'impero. Almeno sono utili a qualcosa. Comincia. Il meccanismo è qui da qualche parte. Siamo costretti a passare di là. Hai visto anche tu, BD? Non siamo soli. Pare che sia bloccata. Aspetta, BD, vediamo cosa posso fare. Vediamo se può interessare a Doma. Sì, mio. Non saprei dove piantarli.
È inutile, BD. Grandioso, BD. Rifacciamolo. Alcune di queste colonne sono instabili. Bella scoperta. Secondo te che cos'è questo meccanismo? Per Santari Cree custodisce la chiave per Thanaron. Zeta sembra d'accordo. C'è solo un modo per saperlo. Dubito che ci abbiano visti. Andiamo. La forza è con me. Tutto pronto, BD? I predoni odiano gli imperiali tanto quanto noi. Devono aver lanciato quel guscio direttamente dalla Luca. Peulk. Attacchiamo quelle teste a secchio. Tutta colpa dei soldati distratti come te. Concentrati.
C'è un nemico! Ti prenderò! Generazioni di Roca sono cresciute qui. Poi è arrivato l'impero, che ha ucciso e distrutto tutto ciò che ha trovato. Bene. Ci voleva proprio.
Anche prima di danneggiarsi, dubito che Zeta sarebbe riuscita ad arrivare fin qui. Ma ovviamente ai tempi di Kree non c'era di mezzo l'impero. Cosa darei per vedere uno scorcio di quella galassia? Sta indietro. Io non voglio problemi. Niente paura. Sono un amico. Madre delle lune, che sollievo. Io non so combattere. Volevo vedere quella struttura dell'Alta Repubblica. Non mi aspettavo di dover colpire delle bestie con il mio diario. Scusa, straparlo. Brutto vizio. Io sono Toa, comunque. Io sono Cal. Lui è BD1. Senti, l'impero non sarà affatto contento di trovarti qui. Perché non torni subito alla meta? Mi sembra un buon suggerimento. Hai dato un'occhiata a quella struttura? Abbastanza da capire che non riuscirò mai a entrarci. Però sembra intatta, per fortuna. Se ho ragione, deve essere vecchia di secoli. Forse tu riuscirai a scoprire qualcosa di più. È poco più avanti. Grazie per la dritta. Qual è il posto migliore per bere qualcosa alla meta? Il saloon di Pailun non ha rivali. Temevo che l'avresti detto. Ma un giorno qualcuno aprirà un'altra taverna. Va tutto bene. Ho capito, BD. Vediamo. Devo sgombrare la mente. Hai visto a cosa stavano sparando? Un droide spia. Questo posto interessa ad altra gente. Forse ai predoni? Cerchiamo di non fare la stessa fine. Ah!
Che hai scoperto? Di sicuro Zeta potrebbe trovarlo utile. Un altro Steam. Ecco qua. Fermiamoci qui. Che ne dici, amico? Facciamo una deviazione? Benvenuti, Jedi. Santari Kree. Talvolta la via da percorrere non ci è immediatamente visibile. Solo con pazienza, scelte ponderate e la guida della forza, la via apparirà dinanzi a noi.
sono convinti che ci sia qualcosa oltre l'abisso. Proprio così, un pianeta. Beh, speriamo che non sia fatica sprecata. Santari Klee non si è mai sottratta a una sfida. Già, e questa in particolare sembra entusiasmarla come non mai. Cieco. Oh, che senso ha tutto questo? No, calma, posso farcela. Padawan è impaziente. Non lo siamo stati tutti. L'importante è vedere come reagirà. Che cos'è? Ah sì? Vediamo. Scommetto che Zeta saprà dirci cosa contiene. Thank you.
me, possiamo farcela, giusto? Se perdiamo non sarà colpa mia. Combattiamo insieme. Aiutami. Mi sono perso qualcosa. Addosso. È finita. Ormai sono spacciato. Tu vuoi proteggerti. Spero di vincere. Combatti al mio fianco. Perché l'impero si interessa a un pianeta sperduto come Kobo? Sempre utile. Molto bene. Guarda, BD, priorità. Amico. Ottimo. Mi serve uno steam. Troverò un posticino in cui piantarti.
Non so che roba sia, ma non promette niente di buono. Si fatica a respirare. Un altro disco dati. Questa sostanza ha qualcosa a che fare con il meccanismo. Frutto del lavoro di Santari Kree. Se dobbiamo credere a Zeta, la chiave per Tanalor deve essere qui da qualche parte. C'è solo la forza. Possiamo andare? Impossibile passare in mezzo.
Non c'è energia. Questo luogo è stato abbandonato e dimenticato. Vero, Zeta non ha dimenticato. Dopo tutti questi anni non ha abbandonato la sua missione. Non possiamo deluderla. Oh! Quella creatura è intrappolata. Non posso liberarla. Per ora limitiamoci a passare sotto. Cerchiamo un'altra strada. Poi torneremo ad aiutarla. Quella cosa fa la muta. Qui c'è qualcuno con un grande appetito. Hai vista tecnologia come questa? E dire che... ai tempi di Bracca ho rottamato di tutto.
tecnologia già vista, però mai su questa scala. Nella camera di Zeta. Sembra antico. A Zeta potrebbe interessare. Zeta saprà dirci qualcosa di più su questo. Disco dati dell'Alta Repubblica. Zeta saprà sicuramente cosa farsene. Entriamo in azione. Thank you.
Zeta saprà dirci qualcosa di più su questo. Impossibile passarci attraverso incolumi. Tutte le creature intorno al meccanismo sono su di giri. Deve essere il pulviscolo nell'aria, senza contare le pattuglie imperiali. Questo tornerà utile. Lato sbagliato. Potrebbe essere un problema, oppure potrebbe darci una mano. Stanno dando la caccia.
Qui l'impero sembra in grande difficoltà. Sembrano dei semi. Li terrò da parte finché non capirò dove piantarli. Attento, BD! Non so cos'altro dire. Sir, io ho pensato... No, non hai pensato. Hai percepito una minaccia e hai reagito. Se l'ordine avesse reagito, avremmo ancora una repubblica. L'impero, poi gli Axion, metà della galassia, ci vuole morti. Sì. Abbiamo tutti contro. Ma noi avremo sempre tutti contro. Cal, non puoi lottare per risolvere certe situazioni. Non è il momento di battersi. Questo è più nel mio stile.
questa intera struttura e il meccanismo. Ma a cosa serve? Diamo un'occhiata. Vediamo. Sicuro Zeta potrebbe trovarlo utile. C'è solo un modo per scoprirlo. Funzionato. Andiamo. Chissà da quanto tempo era incastrata in questa roba. Pare che quella strana sostanza possa assumere varie forme. Spero di trovare risposte in quella torre in cima al meccanismo.
dammi una mano. Non sapere cosa c'è in quella torre. Non siamo qui. Ostile in avvicinamento. Insistiamo. Teniamolo sotto pressione. Ma sono tuo alleato. Non puoi scapparti. Di sicuro Zeta potrebbe trovarlo utile. Ora, BD!
Un disco dati dell'Alta Repubblica. Zeta saprà sicuramente cosa farsene. Sicuro Zeta potrebbe trovarlo utile. Tecnologia già vista. È la stessa della camera di Zeta. Ci avviciniamo. Nuovo quei droidi spia. Non siamo gli unici interessati al meccanismo. Quel sigillo mi è familiare. Santari Cree voleva mandare Zeta. La chiave per Tanalor è rimasta inaccessibile per secoli. Ha funzionato. Sembra che il meccanismo si stia attivando. Le risposte ci aspettano. Benvenuta su Tanalor. Che meraviglia.
Ma scelgo io il nome del prossimo mondo che scopriamo. Dagli tempo. All'inizio nemmeno io ti piacevo. Già, e ho ancora dubbi. Ah. E pensare che questo paradiso è sempre stato nascosto oltre l'abisso. Andiamo. Voglio mostrarti una cosa. Il cavaliere Jedi Daganghera si offre di scortarmi su un mondo inesplorato? Come potrei mai rifiutare? Senza la tua guida non sarei mai arrivato qui vivo. Oh, non esagerare. O qualcuno potrebbe scambiarla per umiltà. La forza è potente qui. Proprio come ti avevo detto. Erigeremo il tempio qui. Sì. Pensavo la stessa cosa. È meraviglioso. Sì, è perfetto. Ho visto la galassia, Santari. Sono ancora molti i mondi che la luce dei Jedi non raggiunge. Chiederò all'Alto Consiglio di addestrare gli iniziati qui. Su Tanalor può essere difficile da raggiungere. E se qualcosa andasse storto? Questo tempio sarebbe un baluardo per l'ordine. Qui, sulla frontiera galattica. L'abisso blocca le comunicazioni. Dovremmo invitare un membro del Consiglio Jedi a visitarlo di persona. Sono là dentro da ore. I membri del consiglio non sono noti per i giudizi affrettati. Specie il maestro Rancisis. Duellare con il Gendai è stato più veloce. Ma poi hai vinto. Serve pazienza. Non è uno dei miei punti forti. Se vuoi insegnare agli apprendisti, sarà meglio che lo sia. Io ho fede in te. E anche il consiglio. Confida nel loro giudizio. Che succede? Avverti gli altri. Siamo sotto attacco. Tu non sei qui. Tu non dovresti trovarti qui. Liberami. Ti prego. Thank you.
sei? Io ti ho visto. Sono Cal. Cal Kestis. E tu devi essere da Ganghera. Sì, sono io. Sei un Jedi? Sì. Ma le cose sono cambiate da quando te ne sei andato. Un signore dei Sith ha corrotto la Repubblica. L'ha trasformata in un impero. Hanno distrutto l'ordine. Danno la caccia a quelli di noi rimasti. Però... ora sei qui. Possiamo combatterli. Insieme. L'ordine è caduto. Devo tornare su Tanalor. Cos'è successo lì? Come sei finito qui? Ci fu un'invasione. Li respinsi con tutte le mie forze, ma... erano in troppi. La battaglia fu tremenda. Però non ci sconfissero. Non subito. Non finché il Consiglio dei Jedi non diede l'ordine di abbandonare Tanalor e si rifiutò di contrattaccare. Si arresero? Sì. Era la mia scoperta! La mia casa, e loro volevano che vi rinunciassi! Dagan, aspetta! Mi opposi e fui tradito dalla persona di cui mi fidavo di più! No, fermo! Che cosa hai fatto? Ammira il vero potere. Forza, combatti! Niente! Spaventato! Thank you.
maledetto ordine rimpiangerà il giorno in cui mi ha tradito e ha abbandonato Thanalo. Meschino. Mi stai annoiando. Niente male. Tu non sai niente della forza. Ancora! Tutto qui! Ehi, BD1! Alle prime armi, eh? Lascerò imprigionare di nuovo. Come osi metterti contro di me? Basta! Non sono tuo nemico! Siamo rimasti solo noi! Cosa ti è successo? Ravis! Dovevo immaginare che non mi avresti abbandonato. Aspetta! La chiave per Thanalor. Forse Kree intendeva Dagan. Strano che abbia affidato Thanalor a uno come lui.